Concattedrale, le vasche del degrado, una sorta di palude, di stagno, di fogna, chiamatele come meglio credete, una situazione aberrante. Ricordiamo alcuni mesi fa, quasi un annetto fa, in occasione di un grosso evento liturgico nazionale, queste vasche messe così in pompa magna, riprese della RAI, la solita apparenza ovviamente, la solita logica degli annunci ad effetto, ed ora il degrado, l'abbandono. Sono con il nostro coordinatore e segretario di Taranto Senza Ilva, Adriano Recchia. Adriano, che dire, un quadro penoso e pietoso per i turisti ma anche per noi stessi cittadini. Sì, infatti come possiamo vedere c'è questa ormai palude, si può chiamare, non si possono chiamare manco più vasche, perché c'è melma, mancano soltanto le rane. Ma può darsi che ci siano a ben vedere, se facciamo una ricerca approfondita. Può darsi, perché poi ci sono queste luci a LED che dovrebbero riflettere nell'acqua limpida, invece si perdono nel fondo di queste vasche qui. Un colore marrone, non so, preoccupante. Sembra quasi un marrone effetto ruggine, però diciamo è l'acqua piovana, la melma che si è formata all'interno delle vasche che dà questo colore qui, questo brutto colore. Ma non è che forse, mi domando, è anche una forma di transizione, perché abbiamo tanti tipi di transizione, questa è la transizione del degrado, non lo so. Sì, infatti sembra una transizione inversa questa, cioè dovrebbe essere una transizione ecologica, ma alla fine è una transizione ecologica inversa. Certo che la politica degli annunci sta facendo brutti effetti a Melucci, sembra quasi che siamo su due mondi diversi, no? Uno, una realtà virtuale, fantastica, avveniristica che lui disegna con inglesismi, e poi proprio la melma. Sì, infatti ci sono molti annunci che riguardano sia il verde pubblico che pecca di molto. Abbiamo visto qualche giorno fa, qualche settimana fa, alberi che cedono, alberi che cadono, alberi che non vengono curati, non vengono... Sì, proprio manutenuti, la manutenzione manca. La manutenzione manca. E questo, questo è un'altra prova, della scarsa manutenzione della città. Ecco, io ringrazio tutti gli amici di Taranto Senza Ilva, la segreteria politica, Adriano nella sua qualità di segretario e coordinatore, perché io in consiglio comunale porterò tutte queste istanze e pretenderò risposta scritta. Le vasche di Gio Ponti, questa opera architettonica di fama nazionale ed internazionale, Adriano, non merita uno scempio, una fine del genere. Certamente non merita, oltretutto perché sul frontale delle vasche, di fronte alle vasche c'è questa struttura. La vela. Questa struttura bellissima. Una vela che poi si dovrebbe riflettere, non so dove, nella melma? Purtroppo non si riflette, diventa buia. Come buia l'amministrazione Melucci? È buio a Taranto, cerchiamo di dare la luce, facendo un'opposizione dura sui problemi in Consiglio Comunale.